Si chiama giustizia riparativa ed è una sorta di legge del contrappasso. Chi ha sbagliato si mette a disposizione per la sicurezza e l'educazione degli altri e anche di se stesso. Tre le persone che hanno commesso reati legati alla violazione del codice della strada e ai quali è stata concessa la misura alternativa della messa alla prova. Diventeranno, dopo un corso di formazione, assistenti pedonali e saranno impiegati per la sicurezza nei pressi delle scuole aretine per gli attraversamenti pedonali. Il protocollo è stato firmato presso il Palazzo Comunale di Arezzo. Io sono stata a mia volta vittima della strada, ho subito un incidente qualche anno fa che ha risvegliato in me comunque una valutazione sulla sicurezza stradale maggiore rispetto a quella che ovviamente avevo prima. Dovremmo capirlo un po' tutti, ma l'essere umano è fatto così, se non capita un qualcosa in prima persona a volte fa fatica a capirlo. E invece la sicurezza stradale ci riguarda tutti, perché siamo tutti utenti della strada nel momento in cui mettiamo piede fuori dalla porta di casa. Proviamo anche con queste esperienze di giustizia riparativa a far comprendere l'importanza della sicurezza stradale a tutti. C'è sempre bisogno, sempre di più, di progetti di questo tipo che permettano alle persone non solo di avere una riflessività su quello che è stato il loro agito, ma di poter ricostruire legami di solidarietà, ma soprattutto riacquisire la dignità di cittadino a tutti gli effetti, no? E quindi il tempo che loro dedicheranno in questo caso, in questo progetto, ai pedoni in qualche modo, è anche un modo per risarcire, recuperare, restituire ciò che il loro gesto ha in qualche modo infranto, no? La giustizia riparativa è un ambito bellissimo, di una ricchezza meravigliosa. Sono percorsi che potrebbero essere anche extragiudiziali addirittura. In questo caso il Tribunale collabora con noi, ma per noi, che siamo un ufficio che accompagna le persone alla ricostruzione dell'identità, queste risorse sono fondamentali. I soggetti come numero inizialmente saranno un massimo di 3 e saranno impegnati soprattutto sugli attraversamenti pedonali su tutti quei plessi scolastici, a partire dalla zona di Portabuglia, via Montecervino, Pescaiola, in cui c'è più necessità. Sindaco, da più parti della città, visto che parliamo di sicurezza stradale, arrivano degli allarmi importanti. Parlo di Pratanticoli, c'è una scuola, parlo di indicatori. Ovviamente sono strade, sappiamo benissimo, non di competenza comunale, ma si rivolgono al sindaco e quindi io le rivolgo questo appello, questa emergenza, insomma, che arriva dai suoi territori. Sì, come sempre il sindaco è il parafulmine di tante situazioni, anche se spesso non ha competenza diretta, ma è corretto che lo sia, quindi io mi faccio tramite nei confronti di terzi. Il problema è uno soltanto, è quello della velocità, e quindi per ridurre la velocità i metodi non sono tantissimi. Ci possono essere i passaggi pedonali rialzati, ci possono essere i dissuasori, purtroppo non ci sono più i semafori intelligenti, quelli che scattano sul rosso quando 100 metri prima la macchina aveva una velocità eccessiva. C'è il controllo delle pattuglie di polizia, ovviamente non possiamo dedicarle tutte a questo tipo di servizio, però le possiamo ruotare, quindi diciamo che un impegno nei confronti dei cittadini va preso, lo prendo, per cercare di monitorare il più possibile queste situazioni e ridurre quindi l'incidentalità.